non valgono! Sono ancora in partita! Preferisco la settimana dello yoga! Sono qui, sono qui! Scusate il ritardo, ragazzi! Clyde, va tutto bene? Oh, sembri piuttosto sudato! Già! E dove sono i muffin del lunedì che prepari sempre? Non li ho preparati, perché ieri è successa una cosa terribile! Stavo prendendo il tè e guardavo Operazione Pioggia di Dolci! Forza, Zamir! Il tuo flan avrà un grande successo! Il vincitore di questa settimana è un bravo ragazzo che pulisce le spiagge e dà da mangiare ai gatti randagi. Un applauso per il re del frullatore, il preferito di tutti, Zamir! Sì, 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 evviva! Smontate la vostra panna! Gli hanno appena riferito che un concorrente è stato squalificato per aver usato una frusta non regolamentare. Zamir, per favore, raccogli i tuoi muffin e va via subito! Cosa? Sei arrabbiato perché il tuo preferito ha barato per vincere? Zamir non ha barato! Lui non ne ha bisogno! Potresti sempre tifare per un altro concorrente. Che ne dici di Manit? I vignetti di Manit! Sono sciotti! Ragazzi, mi sa che abbiamo vinto noi. Ci hai salvati dalla disfatta! Wow! Volevo solo scaricare la mia rabbia per Pioggia di Dolci. Vado a rilassarmi con un tè nello spogliatoio. Avete visto? Ha distrutto tutta la squadra! Sì! Se Clyde continua a essere arrabbiato, la settimana del dodgeball sarà una passeggiata! Esatto! Non vorrei gettare gelo sui vostri campi di grano, ma insomma, Clyde non rimarrà arrabbiato per tutta la settimana e anzi, a me sembra che l'abbia già superata. Ho in mente un buon piano per far sì che Clyde si arrabbia ancora. D'accordo, squadra! Allineatevi! Meglio che funzioni, amico. Non posso avere dei lividi. Lo sai che il nero e il blu mi stanno male. Fidati di me. Ehi, Clyde, non voglio rischiare di avere una penalità. Quindi non ti sembra che questa palla non sia regolamentare? Non regolamentare? Per favore, raccogli i tuoi muffin e vatti via subito. Cominciate voi, perdenti! Avevo proprio bisogno di sfogarmi. Beh, è ora del tè. Non mi squalificheranno per aver indossato questo, non credi? La partita è finita! Ecco te, Clyde! Ho fatto una quiche prepartita. Ho trovato la ricetta sul blog di Zamir. Clyde, potresti grattarmi la schiena? Io non ci arrivo. Ehi, Loud! Non ho idea di come quel McBride sia diventato all'improvviso così bravo nel dodgeball. Ecco, vedi... E comunque non è che mi importi, vi ha trasformato nella migliore squadra che io abbia mai visto. Sì, beh, in America. Quando facevo speleologia in Islanda ho conosciuto una squadra che vi avrebbe schiacciato come insetti. È una storia davvero sorprendente, signore. Ascolta, cambio di programma. Il coach Keck è bloccato al convegno, quindi ci sarò io anche per la prossima settimana. Ciò significa ancora dodgeball. Lunedì giocherete contro i ragazzi di terza media. Perché? Per divertirci, non c'è di che. Dunque, questa è una bruttissima notizia per chi non ama spezzarsi le ossa. Perché fate le facce contrite come se aveste dei tafani nelle mutande? Finché Clyde è arrabbiato per quella storia di Zamir, abbiamo ancora un'arma segreta. Ragazzi, indovinate? I miei papà mi hanno appena scritto: Zamir è stato riammesso a Operazione Pioggia di Dolci. Hanno scoperto di aver fatto un po' di confusione e la frusta alla fine era regolamentare. Non è magnifico? È il tempismo che è magnifico, ragazzi? Mi hanno anche promesso di girare uno spin-off, Frulla il frullabile con Zamir. Ho voglia di festeggiare. Vado a Economia Domestica a preparare un dolce. Ups, ho rischiato di schiacciarti, piccolino. Andiamo, inforna con me. Se vuoi parlare della partita, sto bene. Quindi ora lasciami sola. Ok, va bene. Se mi devi assillare, allora parlerò. Non so come, ma Scuzza è entrata nella mia testa. Di solito sono brava a non dare retta ai tifosi avversari. Ma stavolta era un fatto personale. È riuscita a farmi sentire a disagio per come corro.
Accidenti, sai davvero usare le parole giuste certe volte, Lincoln. Grazie. Oh, ma ancora non riesco a togliermi Scotch dalla testa. Forse so come risolvere il tuo problema. Vieni di sotto con me. Ok. Ah, il mio piede! Caspita, è il sesto piatto che mangi questa sera, tesoro. Immagino tu ti senta meglio. Oh, sì. E grazie a quel ragazzo. Mi ha aiutato a capire che ricevere una critica non è poi chissà che dramma. Tutti quanti le subiamo, e specialmente voi. Sono certa che tu intenda tutti tranne me, ovviamente. Beh, no. Tu hai quel giudice che dice che la tua danza con l'astro è noiosa. Oh, no, aspetta. No. Triste. No, aspetta. Quale parola ha usato Lincoln? Insignificante. Bingo. Era quella. Rilassati, non sei sola. Lincoln mi ha fatto notare che tutti avete un hater. Racconta. Certo. Beh, Luna, la direttrice del chicco bruciato, pensa che la banda di ottavini di sua nonna sia meglio di voi. Luan, un utente ti trova divertente a quanto sbattere un dito del piede. Papà, per Cruz dovresti limitarti alle lasagne. Mamma, una lettrice dice che i tuoi consigli sono inutili. E Lisa, alcuni scienziati sono stufi di Todd. Sapere che anche voi ricevete delle critiche mi fa sentire meglio. Lincoln, mi passi il sale? Certo, sorella. E adesso, pronta ad abbagliarci come la mia giacca di jeans con le paillette dorate, Miss Lola e la sua sublime danza con il nastro! Ciao ragazzi, benvenuti al mio show! Mister Cocco, la conosci quella sul gorilla di formazione classica? Mescola. Ehi, pensavo che potresti fare qualcosa di commestibile oggi. Che ne dici di una lasagna? No, niente lasagna qui dentro. Non c'è nemmeno nel forno. Ehi, Loud, potresti darmi la chiave del bagno? Ma è matto. Penso che dovremmo aprire con questa canzone stasera. Tu che ne pensi, Changster? Penso che sia orribile, ma perché ti faccio esibire al locale? Avrei dovuto scegliere nonna Gertie. Germa! Urla prima dell'incrocio la prossima volta, tesoro. I tuoi consigli sono inutili! Saluti, signore e signori! Per la presentazione di oggi avrei preparato... Oh no, non quell'idiota di robot che balla! Quell'idiota di robot che balla! Grazie per essere venuti! Quello che state per vedere vi aiuterà! Sarà meglio! La mia condizione da emu sta peggiorando! Se comincia a fare la muta, io me ne vado. Come state per vedere, non siete gli unici ad avere un hater. E due su tre studenti credono che... Lincoln Loud faccia schifo. Sto per battere il mio punteggio record. Di schifezzità. Perché non fai sparire te stesso, Lincoln Schiappa? Fratello, quel Chandler è davvero pessimo. Già, lo è. Ma non mi infastidisce, questo è l'importante. Insomma, all'inizio ci sono stato male, ma più lo ignoravo, più diventava facile. Inoltre, cosa mi importa di quello che dice lui? Sto facendo ciò che amo, ed è questo che conta. E se tu puoi gestire Chandler, anche noi possiamo gestire i nostri hater. Non è vero, ragazze? Assolutamente! Hai ragione! Ehi, Loud! Ah, non la sento, signor Grouse. Sono semplicemente venuto a dirti... Non voglio sentire le sue critiche. Hai di nuovo dimenticato di mettere il freno a mano. Piccola, torna indietro. Mi dispiace tanto. Torna da me. Fatto delizioso. Ho preparato anche pain au chocolat, pain suisse e croissant. Sì. Che festeggiamo, Clive? Farah, vuoi forse addolcirci per qualcosa? Ok, ve lo dico. Oggi ho voluto questa celebration del brunch dell'amicizia perché, vedete, ho delle notizie grandiose. È iniziato tutto ieri sera.
Clyde, puoi rispondere tu? E per favore fai attenzione, quel telefono è più vecchio del vaso cinese del 1630. Pronto? Clyde, sono nonna Gail. Piccolo, grandi notizie. La mia migliore amica Fleur Dupont è appena arrivata in città per farmi una sorpresa. Si dà il caso che sia la preside di una delle migliori accademie di cucina di tutto il mondo. Conosco la sua accademia, è praticamente impossibile entrarci. Non volevano nemmeno la regina d'Inghilterra, ma si sa, il suo pan di Spagna è un po' asciutto. Clyde, porta qui il tuo sederino e porta anche quei tuoi dolcetti deliziosi. Scommetto che se Fleur li provasse ti farebbe entrare senza esitazione. Quindi com'è andata? Le è piaciuto tutto quello che ho fatto! E sapete, mi ha detto che devo soltanto superare l'ultimo esame questa sera. Devo cucinarle un'intera cena. E se le piacerà, entrerò nella sua accademia! Sì! E poi... Clyde, ma che cos'hai? C'è solo un piccolo problema. La scuola è a Parigi. No! Sta succedendo di nuovo! Clyde ci sta lasciando, proprio come quando Lincoln se n'è andato in Canada. Cerchiamo di non perdere la testa. In fondo non sono ancora certo di andarci. Potrebbero anche non prendermi. La tua cugina è divina. Tu entrerai. Mi manchereste tanto, ragazzi. Ma questa per me è un'opportunità incredibile. Dove potrei imparare a cucinare saumoniere, cocombre alla menthe, escargot? Trovato! Ora sono budella di ragno dal sacco giallo. Possiamo servire il cibo, forza! Adesso vorrei fare un brindisi a Clyde e al suo meraviglioso futuro alla mia accademia di cucina. Passerai ogni minuto ad affinare le tue abilità culinarie. Un semestre di pasticceria, un semestre solo di zuppe, un anno intero di soufflé. E una volta che avrai finito l'accademia andrai a studiare come preparare le crêpes in Bretagna, poi sul massiccio del Giura per la produzione del formaggio Comté. Hai un futuro davvero brillante e promettente davanti a te, Clyde. Felicità, è tutto quello che il nostro dolce figlio Clyde ha sempre voluto. Il brindisi è finì e io non vedo l'ora di assaggiare questo piatto delizioso. Vediamo. Non lo può aprire. Caschi il passi, sì. Vorrei assaggiare la mia cena, s'il vous plaît. Lincoln, smettila, dalle il piatto. No, scusate, mi dispiace, ma non posso proprio farlo. Zack, corri. Ridammelo, Zack. Stella, Liam, prendete! Che cosa vi è preso, ragazzi? Non potevamo farti concludere la cena perché l'abbiamo sabotata. Cosa? Scusaci, Clyde, ma non volevamo che entrassi in quella prestigiosa accademia francese. Andresti a vivere troppo lontano da noi. Ma non possiamo impedirti di cogliere un'opportunità così importante. La prego, dia a Clyde un'altra possibilità di cucinare per lei. Il suo cibo è incredibile. Forza, ragazzi, è meglio andare. Fermi! Sentite, non è bello che abbiate cercato di rovinarmi la cena, ma in realtà ho cambiato idea sull'accademia. So bene che è un'opportunità incredibile, ma il programma mi sembra un po' troppo intenso. Voglio dire, produrre formaggio sulle montagne. Io ho il terrore dei posti alti e innevati. E senza offesa, ma non voglio che il futuro sia già pianificato. Adoro cucinare, ma non so se voglio passare tutta la vita a farlo. Potrei cambiare idea e diventare un insegnante oppure un acrobata sulla moto. Mi dispiace di questo disastro. Capisco perfettamente, Clyde, ma un talento come il tuo non dovrebbe andare sprecato. Non so che ci sia comunque un modo per fare lezioni di cucina. Immergete l'éclair nel cioccolato e fate sgusciolare quello in eccesso. Spiriti del mondo delle ombre, perché infestate questa casa? Vi stiamo chiedendo di rivelarvi per sapere chi l'ha invasa. Mi fa essere etico. Santo cielo, sono molto alta e senza capelli e giovane. Ma perché è stato posseduto Boris? Che invidia!
Vorremmo sapere a chi stiamo parlando. E qual è il motivo per cui vuoi distruggere la mia bella casetta? Io sono Lady Emmeline e possedevo questa casa qualche secolo fa. Non sono certo io a distruggerla, sei tu, caro. Ho organizzato le più belle soirée della città in questo salotto. C'erano oggetti di antiquariato, tappeti persiani e persino creazioni artistiche. Adesso c'è solo questo. Oh, piccolo! A meno che tu non la voglia riarredare, ti perseguiterò per sempre. Ah, ho capito, lei è nel limbo. È il posto che si trova tra il nostro mondo e l'aldilà. Finché la sua questione in sospeso non sarà risolta, non potrà passare oltre. Fattene una ragione, a me piace la mia roba. Non ho intenzione di cambiare niente. Va bene. Che meraviglia! Ma può andare. Che sensazione assurda. Bravo, metti il dito nella piaga. Per me è stato bello. E non pensare nemmeno di cambiarlo di nuovo, perché io ti terrò sempre d'occhio. Sono contento che la signora fantasma sia andata via. E tenetevi i vostri bulbi, ma questi ve li siete proprio meritati. Grazie. Questi sono tanti soldi. Nuovo piano, aiutiamo le persone perseguitate e raccogliamo soldi per la fiera. Buona tetra notte, siete perseguitati da uno spettro? Se un fantasma c'è qua giù che non vuole andar via più, rallegrati perché c'è un numero per te. E adesso aspettiamo i clienti. L'ossa telefono, sarà un cliente. Aiutatemi! Siamo ufficialmente entrati in affari. Sta mettendo a soqquadro il mio negozio e spargendo ovunque la mia colonia più costosa. Sudore notturno, voi dovete aiutarmi. Fantasma, rivelati per favore. Spirito, qual è la tua questione in sospeso? Puoi dircelo? Avrei dovuto essere seppellito con uno smoking vero, ma questo simpaticone mi ha messo una maglietta smoking, guardate! Voglio un rimborso! Niente rimborsi! Inoltre il tuo modulo d'ordine diceva solo smoking, quindi ho scelto per te il pacchetto casual. Non posso passare oltre con questa! Mi rideranno in faccia nell'aldilà! Forse ho la soluzione. Oh, finalmente quella che volevo, grazie mille. Ed ecco qui la tua bottiglia di sudore notturno, è in regalo. Grazie, non ne uso. Vi suggerisco di fare un passo indietro. Chi è stato a darti un calcio? Non ne ho la minima idea. Ma quando la mattina vengo a dar da mangiare agli animali, qualcosa mi colpisce. Mostrati a noi, spirito! Ma è l'asino da esposizione della nonna, Dolly! Sai perché Dolly ti sta perseguitando? Sì, lo so. Una volta ho rotto il recinto lottando nel fango con Virginia e poi ho dato la colpa a Dolly. Hai ragione, non è una cosa di cui vado fiero. Dolly, vado a rimediare al mio errore. Tieniti forte, nonna! Stai per arrabbiarti più di un maiale costretto a fare il bagno! Posso crederci? Vedete, qualcosa continua a cambiare canale e ci stiamo perdendo il finale di stagione della nostra telenovela preferita. Questa è sicuramente opera di un fantasma. Spirito, rivelati per favore. Oh, questo era il mio appartamento, sorelle. Sono qui perché devo sapere chi ha vinto Hipster Island. Ti sono vicina, sul serio, ragazzo. Ma noi dobbiamo sapere se su Ellen sceglie Brad o il suo gemello cattivo Chad. Magari potreste registrare la vostra telenovela e guardarla più tardi. Beh, dovremmo cancellare i nostri telefilm polizieschi, ma affare fatto. Tu mettiti comodo, intanto io vado a prendere 3 belle coppe di gelato. Qual è il problema? È soltanto l'oculista. Il problema, Todd, è che da sempre ho una fobia irrazionale dell'oftalmologo. Ma questo non ha senso, tu sei un genio. Ho detto che è irrazionale, Todd, e ho cercato di imparare a superarla in passato, ma non ci riesco. Ora sentirai un soffio d'aria. Vado! No! Non il ciao! Perché non fai la visita e ti fai dei nuovi occhiali da sola?
Todd, tu, bellissimo pezzo di macchina robotica, hai avuto un'idea geniale! Come si vede? Beh, non sono perfetti, ma direi che fanno il loro lavoro. Ora puoi darmi un po' di spazio? Sei un po' troppo vicino, Todd. Certo. Forza, facciamoli vedere ai due genitori. Ce l'abbiamo fatta! Molto bene, Lisa, noi ti aspettiamo fuori. Andrà tutto bene, tesoro? Sì, è così, Lisa. Questa è una visita assolutamente indolore. Puoi stare tranquilla. Questo lo dice lei, ma so io quanto temo l'orrido soffio d'aria. Cambiando completamente discorso, quali lingue parla lei, dottoressa? Thailandese, spagnolo e inglese. Ah, quindi niente francese, eh? Je suis au troisième étage. Aidez-moi à m'échapper. Ricevuto. Va bene, Lisa. Lisa? Dove andiamo, Lisa? Non lo so, ma non possiamo restare qui. Abbiamo 4 minuti e mezzo prima che si mettano a cercarci. Quindi dobbiamo lasciare la città, fuggire lontano, scappare in capo al mondo. L'hai sentito anche tu? Vuol dire che siamo vicini alla stazione. Andiamo, Todd. Ma Lisa, io non credo... Oh, Todd, ti prego, so identificare il fischio di un treno quando ne sento uno. Non mi prendi sul serio proprio mai. Questa locomotiva è il nostro mezzo per la fuga. Dati il vento e l'angolazione del sole, siamo sicuramente diretti a sud-est. Non riesco a vedere niente, quindi devo per forza prenderti in parola. Oh, Todd, per quanto ho dormito, sarei in fuga stancante. Non lo so, ero in modalità pausa come te. Andiamo. Oh! Ah, senti la rinfrescante brezza dell'oceano. E senti il profumo delle arance. Direi che siamo in Florida. Ah. Di solito non lo farei, Todd, però stasera il servizio in camera lo offro io. Saluti, fattorino. Oh, mi perdoni, deve essere il proprietario. Mi dica, buon signore, possiamo avere una camera doppia per stasera? Ah, un nickelino! Questo sì che è un grande giorno! Tieni il passo, Todd! Chissà se hanno la colazione continentale! Servizio in camera! Sashimi di salmone! La ringrazio! Todd, la cena è servita! Ah, mio buon signore, dimenticavo la sua mancia! E non li spenda tutti in una volta! Ciampa morbida imbottita, grandi artigli a uncino da predatore. Questo è un Ursus Americanus. Nome comune Baribal. Ho commesso un grave errore. Todd, aiuto! Todd! Aspetta, tu non sei Todd? Sei un aspiratore industriale T-1600, ma com'è possibile? La ringrazio, dottoressa Tran. E complimenti per le sue capacità di medico. È stata davvero una visita indolore. Tornerò sicuramente per i controlli ora che ho sconfitto la mia fobia. Ci ha voluto l'attacco di un orso per mettermi in riga. Oggi è proprio un gran bel giorno. Compio 12 anni, non ne potevo più di averne 11. Perciò quest'anno festeggerò in grande stile, come David Steele comanda. Ho chiesto ai miei amici di venire da Gas travestiti da cattivi. Ci sarà Golden Toe, Blowfish, Odd Bob e Patty Wack. Finora è andato tutto benissimo. Un momento. Dimenticavo la rete. Ora che abbiamo finito di giocare ad agenti e cattivi, è il momento dei regali. Sì.
Ehi, aspettate, ma dove è finito? Io l'avevo messo qui. Magari qualcuno l'ha spostato. Dove sarà finito? Ho il tuo regalo, Mr. Steel. Di nuovo in gioco. Se il gioco abbia inizio, Mr. Steel. Ho lavorato ad alcune invenzioni che ti aiuteranno a localizzare il tuo regalo. Questo mocassino ti aiuterà nella tua missione. Ma è solo una scarpa. Sì, usando tutto il mio intelletto, il meglio che sono riuscita a creare è questa semplice scarpa. Ma fai attenzione. Le molle ammortizzanti ti aiuteranno ad atterrare da altitudini elevate. Inoltre, il fondo contiene potenti magneti che si attivano con questo orologio. Oh, l'orologio fa anche da telefono. Salve, signor Steel. Todd, protocollo di localizzazione. Le regole del nostro gioco sono molto semplici. Hai 20 minuti per trovarmi o potrei dire addio al tuo prezioso cimelio. Tic-tac, Mr. Steel. Ho rintracciato la chiamata. Si trova al cantiere dei condomini in costruzione a Latteria Land. Oh, ma è troppo lontano. Non arriverò mai in tempo. Oh, sì che ce la farai. Ho riprogettato l'auto di Lola usando una tecnologia all'avanguardia. Come i mocassini, funziona con il tuo orologio. Oh, ma puoi farmi un favore? Riportami l'auto intera, la mia tecnologia è totalmente inutile contro l'ira di Lola. Hai la mia parola. Molto bene, vediamo cosa sa fare questo gioiellino. Benvenuto, Mr. Steel. Allora sei pronto a giocare ad agenti e cattivi? Dove sei? Non ti vedo. Sono dappertutto. Eccoti, finalmente. La festa è finita. Criminale misterioso. Stavi cercando questo? Non può sfuggirmi. Pensa, Steel, pensa. Attivazione scarpe magnetiche. No, non nel bagno chimico. Evviva! Ma è vuoto. Ehi, fammi uscire subito di qui. Game over, Mr. Steel. Il vasino è un sintonce dolore. Attivazione auto di Steel. Modalità di salvataggio. Wow! Attivazione molle ammortizzanti. Visto. Arrenditi, è finita. Rivelami chi sei. Congratulazioni, agente Steel. Hai vinto tu. Ora, ecco la tua sorpresa finale. Rusty, sei tu che mi hai rubato il regalo. Buon compleanno! Ho impiegato mesi a progettare questo piano. Tieni il regalo di tuo padre e tuo nonno. Ma hai hackerato tu il videogioco per scrivere il messaggio? E come hai fatto a manovrare una gru? In che modo hai cambiato la tua voce? Mio cugino Derek e la pubertà. Dai, sto scherzando! Ho usato questo modulatore! Sono il signor Steel! E che mi dici del bagno chimico se fossi caduto? Effettivamente, in quel caso ho rischiato grosso. È stato fantastico, grazie Rusty. Questa è stata la più grande avventura di sempre. Un'ultima domanda, dove hai preso quel gatto? Lui non è stata una mia idea, ma è tutto il giorno che mi segue. Ma questo è David Steel, il primo volume. Esatto, me lo ha dato tuo nonno quando ho compiuto 12 anni. Grazie di cuore, non sto più nella pelle, devo dirlo a Clyde. Ops, bottone sbagliato. Ah, pace e tranquillità, finalmente. Eh? Eh? Quello è un grillo. Non canterà oggi. Eccoti qua. Assaggia il burro liquido spray, bestiaccia.
Oh, proprio sul mio povero sederino. Ah, guerra sia allora. Finita. Ed ecco il bagno di un centro commerciale di Indianapolis. Aveva lo sciarpone automatico come quelli delle steakhouse di lusso. Ragazzi, invidio papà che è rimasto a casa a dormire. Lì, ti perderai le poltrone massaggianti al centro commerciale di Walnut Grove. Dove sei? Dove? Ora beccate il mio 45, brutto mostro! Magari ti piace il rock and roll, eh? Ti diverti? No! Oh, ancora il mio sederino! La guerra finisce adesso! Oh no! Lamparo! Ehi, aspetta! Time out! Ci sono! Ok! Piccolo distruttore della quiete! Ti butta fuori! Direi che così sei lontano. Va a rovinare la giornata a qualcun altro. Nessuno potrà mai battere Lean Loud quando sono in gioco la pace e la tranquillità. No! Chiave! No! Accidenti! Siete cattivi a gongolare! Oh, magari non ho chiuso la porta quando sono partiti! Accidenti, è il mio innato senso di responsabilità! Le lezioni di salto con l'asta con Lin Junior sono servite a poco! Cliff, non ti attardare a postarla! Stupido grillo, tutta colpa tua. Dovevo andare a dormire a quest'ora. Non ce la farò. L'ho mancata. Non il cactus. Il cactus sarebbe stato meglio. Oh, ehi, l'ho fatto una volta, posso farlo ancora? Accidenti. Ho messo su qualche chilo! Sono stufo delle buone maniere! Al mio segnale mi preparo! Carica! Almeno sono di nuovo in casa! Ho ancora un po' di tempo per rilassarmi. Questa è la storia del secolo, ragazzi. Gus è stato carino ad avvisarci che non farà più la pizza con gli spaghetti. È un giorno buio per il mondo culinario. Oh no! Questo è l'ultimo morso dell'ultima fetta dell'ultima pizza con gli spaghetti che il grande Gus servirà nella vita. Sono Catherine Mulligan qui in diretta per dirvi che non saprete mai quanto fosse deliziosa. Non riesco a capire, come fa Catherine a batterci sempre sul tempo? Secondo me c'è qualcuno che le rivela le cose. Mio cugino Derek è diventato idraulico e dice che bisogna trovare la perdita e tapparla subito o peggiora. Esti ha ragione, se non facciamo nulla rischiamo la fine della troupe di Action News. Fermi, possiamo fare un minuto di silenzio per la pizza con gli spaghetti? Abbiamo seguito la tana tutto il giorno e non si è visto mezzo ratto. Beh, ragazzi, immagino che potremmo finirla qui. Ehi, guardate chi arriva. Cosa ci fa qui la preside Ramirez? Ah, sì,
Non riesco a sentire niente. Alla prossima settimana. La prende a mire se la calpa? Non avrei immaginato che fosse una spiona. Voglio darle una bella lezione all'antica. No, aspetta. Lo negherà di sicuro, perciò dobbiamo trovare delle prove concrete e penso di sapere come. Posa della troupe di Action News. Ok, Stella ha creato un quaderno con alcune notizie scottanti, ma sono tutte false. Ora per caso lo lasciamo qui vicino all'auto della preside Ramirez. Se è il ratto, una volta trovato lo porterà alla tana. Ci sono domande? Potresti ripeterlo un'altra volta? Mi sono perso tra tutte le virgolette. Te lo spiego più tardi. Preside Ramirez è lieta di vederla. Beccata! Preside Ramirez! Ah? Siamo di Action News! Cosa volete? Preside Ramirez, quanto l'ha pagata Catherine Mulligan per rubare le nostre notizie? Non so di che cosa tu stia parlando. Le abbiamo fatto una domanda precisa, preside. La festa è finita, Catherine. Ultime notizie Mulligan. Quello che la preside Ramirez stava per consegnarti è solo un mucchio di notizie fasulle che noi stessi abbiamo preparato. Bam! Passione sotto la luna di Pompei. Oh oh. Puoi dirlo forte. Oh oh, la signorina Mulligan e io siamo in un club del libro. Tiratemi fuori di qui. È la verità, ragazzi. Ci incontriamo per scambiarci i romanzi che leggiamo. Quindi non era la spia delle nostre storie? Certo che no. È così che passate il vostro tempo a inventare false accuse? Prenderò in considerazione di chiudere il notiziario. No, no, per favore. Ti scusi. Ci dia un'altra chance. Sono Catherine Mulligan e sono d'accordo con questi ragazzi. Certo, hanno frainteso la storia, ma hanno una bella grinta. Mi ricordano me agli inizi della carriera. Io dico che meritano un'altra possibilità. Va bene. Sì, 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 sì. Ma non devono più cacciare le talpe o buttare la preside nell'acqua. Lo giuriamo. Promesso. È stato Zack. Grazie, signorina Mulligan, ma vorremmo sapere come cavolo fa a rubarci sempre gli scoop. Mi aiuta il mio fidanzato. È un vero tesoro, proprio come i sei scoop. Ma non avevo idea che li stesse rubando a voi. Oh, eccolo, è venuto a prendermi. Oh. Ehi, mia piccola malliliegina. Sì, è tuo padre. Perché non ci hai detto subito che usciva con Catherine? E io che cosa ne sapevo? Mi ha detto che usciva con qualcuno, ma la chiamava signorina News. Oh, adesso ho capito. Rod il Rosso, non mi avevi detto che le ottime soffiate che mi davi venivano da tuo figlio? Io ho rubato gli scoop al suo team per tutta la settimana. Ottime soffiate? Io pensavo che Rusty mi stesse solo raccontando dei pettegolezzi. Scusa, Rusty Man, li ho condivisi con la mia signorina News quando ero un po' a corto di argomenti. Sì, tranquillo, papà. A patto però che non lo facciate più davanti a me. Ragazzi, vorrei fare qualcosa per voi. Ho notato che usate i cellulari per i servizi. Che ne direste se donassi alcune attrezzature della mia troupe a quella di Action News? Yeah! Sì! Grandioso! Ragazzi, ho ricevuto una soffiata. Flip sta dipingendo il polistirolo di giallo per poi venderlo come patatine al formaggio. Wow, è una notizia grossa, vale per due. Signorina Mulligan? Catherine Mulligan è felice di riferire che ci sta. Posa da troupe di Action News. Vuoi smetterla, Chandler? Oh, oh! Fai questa cosa ogni giorno e mi distrai tantissimo, lo capisci? Perché non lasci in pace me e la mia sedia? Ehi, Lloyd! Cucciti la bocca! Ma, signor Bolofner, non sono io... Ecco che scatta la tua prima punizione! Vuoi provare l'ebbrezza di averne due? Devi smetterla, Chandler! Wow, calmati, bello! Che schifo, Loud! Basta mangiare Wooster! Sganciare una bomba nella mia classe? Scatta la tua seconda punizione, Loud! Ops! Chissà com'è finito sulla tua sedia! Ho l'impressione che provenga dall'aula di musica! Signore, non sapevo suonasse la gran cassa. Bene, adesso lo sai. Mi piace perché la posso pestare e picchiare quanto mi pare. Wow, era un ritmo coinvolgente. Tu lo credi davvero? Mi sono esercitato molto. Sto anche pensando di entrare in una band. Semmai riuscissi a trovarne una.
E se conoscessi io una band che fa per lei, magari potrebbe interessarle. Che dolce musica per le mie orecchie! Voglio dire, lo prendo in considerazione. Ottimo, sono certo che la band le piacerà. Si diverta, signore! Ci vediamo in classe domani! No. Allora, signor Bolofner, com'è andata con la band che io le ho trovato? Cosa di cui sono felice, ovviamente. Credo che tornerò al mio posto, va bene? Quello non è il tuo posto, Loud. Ti siederai lì adesso. Ciao, ciao, Chandler. Wow! Pasticcino, ne ho sempre un po' per gli amici. Wow, ti ringrazio! Oh, e se dovessi avere doloretti al collo, ho sempre un massaggiatore sotto al banco. Sentiti libero di usarlo. Sul serio? Non vorrei approfittarmene. Sì! Ancora un attimo. Sono venuta per quello. Cavolo, spero che i nostri papà non si agitino. Vedrai che andranno alla grande. I Dudez sono due morti, noi siamo Sicurenti Bolofner! Cosa? Che disastro, è orribile! Chi ha staccato la corrente? Io, signore. Come diavolo ti è venuto in mente? Mi stavo preparando per il mio assolo di 15 minuti! Signor Bolofner, lei è fuori! Lincoln, sei sicuro di quello che fai? Il resto della band è infelice per colpa sua, perciò io la voglio fuori. E se questo significa che tornerò al mio vecchio posto, allora così sia. Siete tutti d'accordo con lui, ragazzi? Va bene, sono fuori dalla band. E noi due ci vediamo in classe domani, capito, Loud? Ho sentito che forse torni al tuo vecchio posto, Loud. Ho messo gli stivali con la punta d'acciaio per l'occasione. Loud! Cosa stai facendo? Mi sto sedendo al mio posto, signor Bolofner, signore. Non è quello il tuo posto. Non lo è! Ascolta, quello che ho fatto ai Dudez è sbagliato, lo so. Ho avuto tempo per riflettere ieri sera al jiu-jitsu brasiliano. Ho guardato negli occhi il ragazzo che tenevo per il collo e ho capito che ho molto da imparare su come comportarmi con gli altri. Così ho mandato ai miei ex compagni un regalo di scuse. Aprilo tu! No, aprilo tu! Ti ho detto che le difficoltà formano il carattere, ma anche lottare per quello che è giusto. Ti sei guadagnato la mia stima, Loud. Quindi vai al tuo nuovo posto subito! Troppo lento, Lincoln Schiappa. Se vuoi che vada via dal tuo prezioso posto, dovrai farmi spostare. No, tesoro, così non ci siamo proprio. Più in basso, respira col diaframma. Oh, Mr. Cocco, non vedo l'ora di dire alla signora Bernardo che la parte è mia. Sarà il settimo cielo, vedrai. Classe, ecco chi è stata in piedi tutta la notte a piangere. Voglio dire, metabolizzare le sue emozioni. Pensavo che il provino fosse andato bene, ma mi hanno scartata per la centesima volta. Oh, quel personaggio era nelle mie corde, doveva essere mio. Perché? Perché mi sei sfuggita ancora una volta, Heidi Eifer? Che mi sono perso? Hai dato la bella notizia alla tua coach? Magari un ramoscello di buone notizie addolcirà il mio dolore. Allora, Luan, vuoi dirmi la tua buona novella? Lei mi ha comprato un nuovo papillon. Non le sembra una vera chicca? L'agonia non mi abbandona. Luan, oggi sostituiscimi tu. Io cadrò in un immenso dolore dietro le quinte. Luan, poco fa, mentre stavo lavorando, ho visto passare la signora Bernardo. È a Latteria Land proprio in questo momento. Cosa? Deve aver saputo che farò la parte di Heidi. Significherebbe la fine per te, lo sai? Qui trovi sempre quello che vuoi tu! Tu hai rubato la mia parte! Può esistere solo una, Heidi! Farò in modo che le strade siano inondate di latte! Non voglio farmi scoprire! Luan Loud!
È una vera gioia vedere te, Benny. Fa così tanto bene alla mia anima addolorata. Oh, signora Bernardo, quel buon vento la porta qui? Quando vengo rifiutata come Heidi, mi piace andare sulle giostre e urlare come una pazza. È il modo migliore per sfogare la frustrazione. Tu potresti venire con me, funziona meglio con un'amica. No, non può. Deve venire ad assaggiare dei gusti nuovi di popcorn. Sì, vuole mettere in commercio quelli al sapore di ricotta. Dei popcorn alla ricotta? Wow, è una pessima idea! Pessima come me! Non vedi? Ok, va bene, d'accordo. Sì, verrò con lei, ma solo per un paio di giri. Oh, Luan, tu sei l'angelo della misericordia! Le urla hanno funzionato! Ho superato il rifiuto come Heidi! Grazie, Luan! Oh, mi fa molto piacere! Ora vado ad aiutare Benny con la degustazione di popcorn! No! Sono Tippi! Heidi e Hyper potrete presentarsi al Mammellatorium! È quasi l'ora dello spettacolo! No! Heidi, ma questa tortura finirà mai? Ho bisogno di urlare ancora! Latticini fanno tanto bene, sai. Signora Bernardo, qui non c'è proprio niente che possa farla urlare, tranne forse ascoltare questa canzone ancora e ancora e ancora tante volte. Cosa sta facendo? Ho bisogno che lei sappia come mi fa sentire. Luan, ma dove sei? Se non vieni subito qui, darò il tuo ruolo a qualcun altro. Oh, Cheryl, ma quella è una frittella! Non ti avevo detto che... Oh, signora Bernardo! Sono stata scelta per interpretare Heidi, ma se non mi sbrigo, perderò la parte! Sento che ho bisogno di un bel respiro profondo! Avrei dovuto dirglielo prima! È solo che io la considero la mia mentore e non volevo rovinare il nostro rapporto! Oh, mi dispiace! Oh, simpatica, sciocca, dolce, gentile Luan! Tu non immagini quanto sia follemente felice per te! Davvero? Ma pensavo fosse arrabbiata! Mia cara bambina, sarei stata entusiasta di essere Heidi, ma sono fiera che i miei insegnamenti ti abbiano aiutato ad avere il ruolo! Ora ti porto subito su quel palco! Sono qui, ragazzi! Andiamo là fuori e... Ehi, che succede? Cheryl è caduta in una vasca piena di pastella. Ha le orecchie tappate, quindi non riesce a sentire. Lo spettacolo purtroppo non si farà. Ci penso io! Lo spettacolo andrà in scena! Oh, fatina dei latticini! Al solo pensiero che questo momento possa finire, mi si rivolta lo stomaco! Ma non dovrà finire, bocconcino di formaggio! Io amo feta pure molto di più. Qui trovi sempre quello che vuoi tu. Successo! Un'esperienza emozionante! Sì! È tutto per merito tuo, mio dolcissimo tesoro! Mi hai riempito il cuore di felicità! Non ci credo! Non ho più la pastella nelle orecchie! Riesco a sentire di nuovo! È la nostra Tour Eiffel, gente! Non è uguale a quella di Las Vegas! Le due squadre in finale sono Cheryl e Meryl e Lola e Lana! E adesso è arrivato il grande momento! Le gemelle doppio flagello e anche vincitrici di un'eterna fornitura di gelato di zia Mom sono... Sto per rivelarlo! Cheryl e Meryl! Non è giusto, uffa! Quella corona e quel gelato dovrebbero essere nostri! Tornate qui, ragazze! Almeno non siamo state squalificate per aver litigato. La clausola litigio! Lana, forse c'è ancora un modo per vincere. Cheryl e Meryl devono solo iniziare a battibeccare. Zia Pam darà a noi il titolo di gemelle doppio flagello. Ma non sappiamo se litigano. Lo sappiamo perché noi le faremo litigare. Sì, pronto, residenza Shea Meryl, sono Meryl. Ehi, Zuccherino, sono io, tua sorella. Ciao, Zuccherino. Sono un po' nei pasticci qui a scuola. Ci sono delle api nell'ufficio del preside Huggins. Sono davvero molte api. Tornate a casa sane e salve, piccoli. Rimarrò qui più del previsto. Tu però dovresti rilassarti e guardare il finale di stagione di Gente col sole nel cuore senza aspettarmi. Cosa? Questo non è affatto da te, sorella! Stai dicendo sul serio? Sono seria come una quadriglia!
Allora sì che è una cosa seria e io sono troppo impaziente di scoprire chi è il terribile ladro di rose bianche. Ok, lo guarderò. Corradis, pensano che la mia acconciatura sia il loro alveare. Oh cielo, ho avuto una pessima giornata. E tu stai davvero guardando il finale di stagione di Gente col Sole nel Cuore senza di me? Tu mi hai chiamata e mi hai detto di farlo. Questa è una bugia bella e buona. Mi ricorderei di una cosa del genere. Mi stai dando della bugiarda. Racconti bugie come i tacchi alti. Come hai osato? E comunque, per tua informazione, Wayland è il ladro di rose bianche. Vi do il benvenuto al debutto della nostra nuova deliziosa coppa doppio flagello. Oh, emozionante, non trovate? Cari gemelle doppio flagello. Chi vuole tagliare il nastro? Lo faccio io. Mi sorprende che tu non l'abbia già fatto senza di me, spoileratrice di ladri di rose bianche. Ok, signore, ora calmatevi. Mi hai mancata. Voi due avete appena violato la clausola antilitigio del contratto di Ziapam! Essendo finaliste con questa corona, io vi dichiaro gemelle doppio flagello! Noi? Ma è tutto così inaspettato! La fila per l'iscrizione alla nostra grandiosa festa gelato doppio flagello comincia qui! E ricordate, è riservata ai VIP! Buongiorno, zuccherini! Oggi per pranzo ci saranno due identici bastoncini di pesce gemelli! Mi scusi, preside Huggins, è solo che Erin se ne è andato! Dopo la discussione al salotto di zia Pam, eravamo più furiose di due galline arrabbiate! Quindi stamattina Mary l'ha fatto le valigie ed è andata alla stazione degli autobus! Su, coraggio, Cheryl, andiamo! Alzati! Riprenderemo la tua gemella! Cosa? Eccolo là! Deve essere l'autobus di Mary! Più veloce, così la perderemo! Tenetevi forte! Che cosa sta facendo lei qui? Ascolta, Meryl, se vuoi essere arrabbiata con qualcuno, arrabbiati con noi! Sì, volevamo così tanto il gelato che vi abbiamo ingannate per farvi litigare! È stato stupido e ci sentiamo davvero in colpa! Sappiamo bene quanto i gemelli abbiano bisogno l'uno dell'altro! Sì, non puoi andartene, Meryl, i gemelli devono restare uniti! Beh, credo che potrei rimanere. Dopotutto, tu sei la mia pallina di gelato sul cono di Waffle. Dobbiamo festeggiare la nostra riunione. Benvenuti a Rivolta il tuo film, dove prendiamo vecchi uomini mal ridotti e li trasformiamo in nuovi e splendidi signori. Incontriamo il gruppo di esperti. Lana, pulizia. Lenny, moda. Lola, buone maniere. Liscia, conversazione interessante. Lincoln, mezzi di trasporto. Che c'è? Voi avete preso le categorie migliori. Di solito sono contraria a fare il bagno, ma capisco che tu debba fare una buona prima impressione. Molto bene, ti prendo un asciugamano. Quindi mi puoi dare degli spunti per conversare con Tammy? Pensiamo alle cose facili, parliamo del clima. Intanto indossa questi calzini alla moda, ma allo stesso tempo tecnologicamente avanzati. Cosa fanno questi piccoletti? E non importa, se nascondono i miei calli e le dita prensili sono decisamente utili. Oggi, Flip, ci applicheremo per prepararti alla cena con Tammy e ti prometto che ci divertiremo imparando. Sei tutto dritto, piedi sul pavimento, piego, gomiti dal tavolo. Allora, qual è la forchetta da insalata? La forchetta da insalata potrebbe essere questa. Io non ho tutto il giorno, recluta. Ok, Flip, vediamo gli outfit che hai scelto. Stupiscimi. Stiamo per farti conoscere il nuovo e totalmente rinnovato
Filippini! Flip, sei elegantissimo! E guardate qui, ho messo i calzini a via conversazione della Laudo Ciurbellona! Calzini? Ma è il mio campo! Lisa, avresti almeno potuto chiedermi... Totalmente approvati! Perché gli hai dato dei calzini? Fidatevi di me! Flip, la tua carrozza a noleggio ti aspetta! Tanti auguri per la serata decisiva della tua vita, Flip! Aspettate un attimo! Io ho bisogno di tutte voi all'appuntamento Coraggio! Se non venite, il vecchio Flip rovinerà tutto! Ok, veniamo! Oh, siete meravigliose, Loud! Manzo, è il tuo modo di ringraziare! Sono già 20 minuti e sta andando tutto bene. Negativo. Il vecchio Flip è riemerso e sta giocando con un pallone. Ci penso io. Ok, Flip sembra tranquillo e concentrato. Sì, si sente solo l'urlo della signora con il cappello con le corna. Ragazzi, Flip è tranquillo perché dorme. Russerà forte e sarà un disastro. Facciamo valere i soldi di quei calcini. Non ho mangiato io l'hot dog, è stato Babbo Natale. Oh, voglio dire, per caso vorresti dei popcorn, Tammy? Beh, li vado a prendere. Oh cielo. E ci dispiace tanto, lo liberiamo. Oh, avete fatto del vostro meglio, fratelli Loud, ma ho mandato tutta l'aria con Tam. Oh, aria, sì! Oh, Philip, va tutto bene? Perché sei in canottiere e mutandoni? Devo essere sincero con te, Tam. Io non sono il tipo d'uomo sofisticato che indossa smoking e trasuda eleganza e raffinatezza. L'unica cosa che trasudo è il formaggio dei nachos. Sul serio, il mio sudore è arancione. Cercavo solo di impressionarti perché tu sei così elegante e affascinante. Io non sono di classe, anzi, sono un uomo di gas. Oh, vedi, è questo il Philip che ricordo dalla scuola. L'uomo che mi mancava tanto. Davvero? Oh, ma che importa, noi non abbiamo niente in comune. Beh, in realtà abbiamo più cose in comune di quanto pensi. Sai, tutto quello stile, quel fascino, li mostro per le riviste e devo pur vendere i tacchini. Ma quando sono a casa sto meglio in questi panni. Ecco, Flip, ora ti presento la vera me. Cavolo, siamo una bella coppia di sciocchi, eh? Beh, ascolta, perché non ricominciamo la serata al Food and Fuel? Potremmo sederci sul mio cassonetto e guardare insieme le stelle. Ti avrei anche offerto del mangio essiccato, ma l'ho finito tutto. Ho dovuto ringraziare molte persone oggi.